Sapevate che sui social la maggior parte delle reaction proviene dalle classi meno istruite e che l'abitudine a lasciare un like crolla man mano che si cresce sul piano culturale, sociale ed economico? Ve ne parlo perché in questi giorni è trapelata una notizia, quella secondo cui Instagram starebbe testando una nuova funzionalità per permetterci di stabilire se e chi possa vedere i nostri like ai contenuti degli altri. In particolare potremo permetterlo a tutti, solo agli account che seguiamo, solo agli amici stretti oppure a nessuno. E in questo caso il nostro like sarebbe visibile soltanto a noi che lo mettiamo e all'account che ha condiviso il contenuto che ci piace. Io credo che questa, se effettivamente implementata, sarà una novità con il potere di cambiare in modo sostanziale la piattaforma. E questo perché ad oggi, come vi dicevo all'inizio, i comportamenti degli utenti sulle piattaforme social sono diversi a seconda delle loro caratteristiche socio-economiche. La ragione sta nel fatto che molti utenti soppesano molto bene la convenienza a far trapelare aspetti di sé tramite la loro attività e le loro interazioni social. E non ne faccio una questione di vergogna, ma proprio di opportunità. Queste reaction però servono a due cose: uno per allenare l'algoritmo a farci vedere ciò che ci piace, secondo per dare un segnale a creator e brand sulle direzioni da prendere. Se quindi mancano quelle di una certa fascia di popolazione, significa che manca una valutazione dei contenuti un po' più raffinata. Ora, questa funzione potrebbe cambiare lo scenario, perché se le persone si sentono protette e al sicuro, potrebbero cominciare a dare indicazioni di ciò che gradiscono e così ci guadagneremmo tutti. Loro stesse perché avrebbero contenuti più adatti ai loro interessi. I creator e brand che producono contenuti e che potrebbero contare su nuovi punti di vista che generalmente non si esprimono, e noi tutti perché forse così avremo delle piattaforme con contenuti un pochino migliori.